Ma è la seconda semifinale? Siamo rimasti qua. Alla maschile. In teoria. Sì, siamo alla maschile, giusto. E niente. Passiamo alla nostra avventura, ragazzi, ci siamo fermati qua. E niente, bisogna fare cieco. Non c'era con l'impianto, devi prima avere due valori, infatti. È solo uno. Perché c'è appunto l'incendio, la. Niente, si va. Oddio, oddio, oddio. Minchia. Mamma mia, c'è proprio da lontano, si sente qualcuno arrivare. No, no, quasi, oh. Via. Bravo. Oddio. C'è proprio l'ultimo passo decisivo là. Madonna, proprio, vedi, vedi, proprio, alla fine, proprio fa quel passo là decisivo. Vediamo. Merda. Ma che spavento mi ha fatto, eh. Un spavento pazzesco. Allora qua. Ah, ci sono armadietti, fantastico. Attiviamo la valvola, mamma mia, è la prima andata. Via una porta e adesso faremo così, signori. Manca una strategia, dai. Qua ci può anche strada. Sono proprio abbastanza ottimi. Qua. Ora proprio si vede oltrepasso, mamma mia, arriva. Adesso proprio dobbiamo scappare. Aspetta che vediamo un po'. Attivo le espressioni di fiamme. Anzi, ne sono due, come sempre. Merda. E qua, è qua. Si fa dura, si fa dura. Merda. Cazzo sono quelle ombre là? Merda, ma che cazzo sono quelle ombre là? Merda. Porca puttana. Ma dai! Non è possibile, c'è quando esco, vieni, ma. Ma per i fondelli mi prendi? La planta via se no veramente. Cazzo di dire. Ecco. Era ovvio. Era ovvio, era ovvio. Era ovvio che se ne va via. Minchia. Mamma mia, meno male che mi sono spostato, se no. Aspetta, ma qua. Qua deve esserci qualcosa. Grande, una fila. Oddio, che paura. E però devo andare qua.
Mamma mia. Non c'è niente qua. Aspetta, vediamo qua. Mamma mia. Sali, 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 con calma, calma, calma. Porca puttana che ansia mi fa, porca puttana di una merda schifosa. Mi fa ansia. Mamma mia. Mamma mia che roba. Dai che ci leviamo da sto posto di merda. Merda proprio. No complaining now. We have to wash every little part. No, no, guarda, è grande. E adesso dove cazzo è lui? E qua è brutto, no? Perché c'è sta lampada qua che... Dio Cristo santo. Fa complicare anche tante cose qua. Mamma mia che roba. Ti ho detto che quando vengo là c'è del bello, eh? È così, tutto calcolato. Ok. Bene. Va bene, signori, va bene, va bene. Va bene così. Vai. Vai. Attiva, adesso ci sei il leg, attenzione, ecco. Oh no, no, per adesso va bene. Vabbè, bravi noi. Adesso che fai? Adesso che fai? Faccia di merda. Niente non fai. Perché ce l'abbiamo fatta. Ecco, attualmente adesso. Ecco, un pizzico di leg, ragazzi. Quando vengono queste piogge, guardate quanta. Guardate quant'acqua cala, quindi adesso qua il tizio non c'è più qua, no? Si prosegue la nostra avventura, la nostra avventura. Aspetta, non è proprio qua. Dana. Non è il tizio di prima, eh? Chiusa la porta! Apri! Mamma mia. Aspetta, eh. Ma questo posto mi assomiglia a qualcosa. Non ricordo bene sto posto. Ma che cazzo è? Mamma mia. Signori. Questo posto ce lo ricordiamo, no? C'è stato l'episodio scorso. Quando è arrivato quel tizio là e ci ha portato qua via e ce lo ricordiamo benissimo. No, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Per il momento niente da fare, niente da fare, niente da fare, mamma mia. Come dice il grandissimo Drep, niente da fare, veramente. Anche lui. E qua ci ricordiamo benissimo. Ma qua è l'uscita, signori. L'uscita, mamma mia. Qua deve essere l'uscita adesso, eh. Infatti... Qua c'è stato fatto male. C'è l'uscita. Mamma mia. Applausi, applausi.
Ecco, arriva la tempesta e c'è Exit! Mamma mia, l'uscita! Quasi è stato prima padre Martin, ma a me non poteva stare qua perché siamo passati noi, lo farebbe fuori quella, quindi. Allora, ci sta, dai, aspetta, vediamo un po' che cazzo c'è. Io, a me mi piace guardare tantissimo il colore. Ma un po' rischiato. Oddio! Oddio, due pile! Mamma mia! No, perché sono. No, ma sono un coglione, raga! Sono un coglione, va! Sono un coglione, proprio coglione di merda che non sono altro! Deve essere proprio un coglione per farti incazzate qua. E vabbè, sono stronzo, pezzo di merda, vaffanculo. Ma che coglione, penso che quelli è una per una, e vabbè. Ormai è passato. Mamma mia, si va all'aperto, signori. Si va all'aperto. Ho sprecato una batteria, peccato, veramente peccato. Che qua veramente tanto lo utilizzo. Leggiamo, va. In generale, negli ultimi mesi ha fatto tutto possibile per stabilire attraverso le ricerche se di pratica quale possa essere. Non mi interessa. Buona giornata. Va, si va all'aperto, vai. Ecco, nuovo obiettivo, cerca padre Martin. Questo è ultimo obiettivo che oggi lo facciamo, dopodiché ci fermiamo perché dopo ci sarà un nuovo obiettivo e dopo basta, finirà qua la serie. Mamma mia, non voglio nemmeno consumare più per te. Oddio, ma ho perso il conto, aspetta, io non ho più niente. Ah, cioè, siamo messi così, ok. Allora, io andrei di. Aspetta, qua c'è l'uscita. L'hai chiuso, ovviamente. Allora, andiamo, signori. Cazzo, che. È così, è così. Oddio, mamma mia, che paura mi hai fatto. Niente. Andiamo qua, signori. No, aspetta. L'hai chiuso, secondo me, la. Voglio vedere ancora questa terza porta, che cos'è? Perché qua ho visto. Mi pareva, sì. Nella baracca qua. E qua ci deve essere qualcosa. C'è una chiave. Ah, la chiave per accedere al capanno. Bene. Mamma mia, sta musica qua, proprio. Vaffanculo! Via! Mamma mia, ma chi è questo? È un fantasma che si passa tutto il tempo. Aspetta che mi ricordo il nome un po'. Come cazzo si chiama quel fantasma? Allora, fammi un po' pensare. Non era. Non lo so adesso, guarda. C'è quel fantasma che ci parla a padre Martin, che ha ammazzato tantissimi quei dei coglioni qua. Una batteria. Niente. Fa niente. Mamma mia, che buio qua. Che cazzo è sta roba? Minchia, ma che cazzo. Chiudi, 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 chiudi. Mamma mia. Ma che cazzo era? Ma è lui, è ancora lui. Ma cazzo si chiama Tizio? Dai, adesso me lo devo ricordare. No, Traeger, Traeger è quella con gli ore brutto anche. Era. Non lo so adesso. Non me lo ricordo. È andato via. Ok. È un fantasma, ragazzi. Un clan, dai. Merda. Ok. Madonna, ma. Lo sentiamo ancora. Una batteria, dai. Allora, una batteria qua ci deve stare. Dai, dopo tutta sta roba che avete messo, una batteria
deve essere cascata da qualche parte. Invece no, che me la prendo sempre nel culo. Ma sono ancora 20 incazzato nero che ho fatto quella cazzata dell'anno. Quella cazzata del secolo. Mamma mia, che fulmini. Mamma mia. Allora, abbiamo fallito. Bene, perfetto. Non c'è niente. Oppala! Grande! Oddio. Eccola, mamma mia! Era ora, signori. Grazie, comunque ti ringrazio tantissimo per la batteria, che la cercavo tantissimo. Oppala! Grande! Oppala! Mamma. Oddio, ma che cazzo era? E qua dove cazzo si va? Aspetta, minchia. Come un po' gironzolare qua? Questo posto non la conosco. E non si è. No, non si è niente, la rete è inguardabile quando sei all'aperto. Non puoi. Dio, che cazzo era? L'abbiamo sentita, Lala. Ma che cazzo è qua? Cioè, perché queste scale qua? Non capisco, veramente. Non riesco a. Ma c'è una porta! Ma è chiusa! Molto strano, cavolo! Signori, un caso molto particolare e strano. Non so se qualcuno se mi può anche scrivere nei commenti. Per gli appassionati di Outlast che hanno finito un miliardo di volte. Perché non lo so, ma qualcosa ci deve essere là, eh? Non ho capito invece cosa. Boh, anche non so. Ma che cazzo è? No, ma. Che cazzo non posso tornare? Perché non si può tornare indietro? Boh, non si può. Vabbè. Ma non so io più tornare indietro. Boh. Non sono a caso. E adesso aspetta. Voilà! Grande! Mi piace. Ma cosa sono questi rumori qua? Lo capirà, ragazzo? Niente. Certi rumori proprio all'improvviso. O forse sono state messe solamente sui caschi, che non ti serve rifare tutto da capo. Può darsi. E andiamo, signori. C'è il salvataggio. Io pensavo che Padre Martin, guarda. C'è proprio. Ma è Padre Martin, Padre Martin. Ma che cazzo c'ha, mamma mia. Qua è chiuso, guarda, neanche non sai che guarda. Ma perché tutto il tempo sento dei rumori stranissimi? Mamma mia. Che roba, raga. Saliamo le scale, signori. La batteria è quasi scarica. Non voglio ricaricarla. Ma che cazzo fa? Bene, bene, c'è via una batteria qua, eccola. Adesso la ricarico, va. Allora, vediamo un po'. Non c'è un cazzo, non c'è più un cazzo, va bene. Però, raga,
Una cosa è certa, che questo manicomio è grandissimo, ce la siamo usciti a quanto pare in un giardino, proprio. Aspetta, che cazzo è qua? Prigioni, boh, aspetta, vediamo un po'. Prison Block, mamma mia, veramente grandissima sta roba, oh. Proprio non si esce così facile. E bisogna andare qua, sì, però adesso ecco, e te pareva, era ovvio, che succede? Oddio. Mamma mia, raga. Porca puttana. E i fulmini un po' danno fastidio perché, appunto, ripeto, facilitano tantissimo a trovarmi. Aspetta, che cazzo è qua? Dai, saliamo, finché si può, perché c'è qua. Esplorare proprio no, non voglio. Per una pila magari o qualche nota. Non ha senso rischiare, dai, c'è sotto quel grosso là. E però adesso non c'è più. Era ovvio. Adesso salvataggio, nuova salvataggio, signori. Qui è chiuso ovviamente. Mamma mia, ma cosa sono questi rumori? Paf! A momenti proprio così, a random. Neanche non sai che cazzo è, bro. Come cazzo è arrivata là? Ma come cazzo mi vede? No, merda, merda, è vicinissimo, signori! Non è un cazzo! Mamma mia, sto andando abbastanza da random! Oddio, non ce la fanno mai, Oddio, dove cazzo devo andare? Via! Via, non vogliamo! Ok, mamma mia! Suca adesso, suca, va! Suca! Ok, basta spezzarmi. Volevi? Basta, è andato. Era grave, signori. Era grave, ma finisce qua questa puntata. Diciamo fantastica. Sarà piena di emozioni con questo. Maiale due volte, anzi 3 volte, veramente in un episodio veramente fantastico, solamente lui che ci perseguitava tutto l'episodio, veramente fenomenale. Outcast è un gran gioco, ovviamente lasciate il mi piace, questa serie è fantastica e noi ci vediamo ovviamente nel prossimo episodio che sarà molto 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 presto.